che vedete invece è un drone, un vero e proprio drone, cioè una sorta di velivolo senza pilota, naturalmente piccolissimo, ma viene utilizzato, ecco le immagini che ci rilancia, ed è una, diciamo, una novità un po' introdotta dall'Arma dei Carabinieri. È un dispositivo di volo autonomo a decollo verticale, è un quadricottero, così viene chiamato, a pilotaggio remoto. Vedete, viene sperimentato adesso anche grazie alla tecnologia messa a disposizione dall'Arma dei Carabinieri. Ha un'autonomia di 35 minuti, può andare fino a 60 km all'ora. Vedete, è lassù, sembra un giocattolo, sembra un po' quelle girandole, no, che vengono lanciate dai bambini, ma invece è un sofisticatissimo mezzo. Ha un piano di volo programmabile tramite GPS, infatti viene programmato da due operatori che sembrano due marziani, perché hanno delle coperture. Ha un controllo totale da remoto, da velivolo e anche da telecamera. Fa delle registrazioni ovviamente in altissima definizione, l'abbiamo visto all'azione per la prima volta durante questo 197esimo anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri, proprio per coniugare la tradizione, la storia con l'assoluta modernità e diciamo i mezzi d'avanguardia messi a disposizione dei Carabinieri. La modernità nella tradizione. E allora lasciano Piazza di Siena. Tira su, tira più per avanti. Vai avanti. Vai. Basta, non stanno scadendo. Vai vicino e rimani in questa verticale. Vai su e rimani in questa verticale. Va bene, ok. Torniamo qui. È in onda. Eccolo. Avvicinate, ma vai più su. Guarda la tribuna. Intanto vedete che nel cielo di Piazza di Siena il drone telecomandato porta il vessillo tricolore per l'omaggio di tutti, mentre il colonnello Azzaro, vedete la bandiera italiana che sventola qui sopra il cielo di Piazza di Siena, mentre il colonnello Azzaro riceve la targa ricordo e l'applauso. Vedete l'applauso sentito, entusiasta, delle più alte cariche dello Stato. Il Capo dello Stato, dopo aver salutato le autorità, si predispone a ricevere gli onori finali. E vedete che il Presidente della Repubblica saluta, il Presidente del Consiglio Berlusconi, il Vicepresidente della Camera Leone, il Presidente del Senato Schifani, il Ministro della Difesa La Russa, e si appresta a congedarsi da Piazza di Siena. Volge al termine la cerimonia di celebrazione di questo 197esimo anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Adesso il reggimento e lo squadrone intero renderà gli onori al Capo dello Stato. Reggimento! A te! Presentat! Shot! Onori al Presidente della Repubblica!
Ecco, gli onori al capo dello Stato e l'applauso di Piazza di Siena concludono le celebrazioni del 197esimo annuale della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Ci avviamo anche noi a concludere questa telecronaca. Il colonnello Marco Minicucci, che è il capo dell'ufficio operazioni del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, abbiamo commentato e abbiamo visto insieme, vissuto questi momenti sempre emozionanti della festa dei Carabinieri. Vedete la tribuna che comincia a svuotarsi mentre assisteremo all'uscita della Presidente della Repubblica. Questo è il comandante colonnello Francesco Azzaro, comandante del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo.